Signori, benvenuti e benvenuti sull'episodio 3 di Days Gone. Praticamente ho scoperto che cioè sono un coglione, che con M abbiamo tutto il nostro menu. Qua abbiamo la mappa che la esploriamo man mano che camminiamo. È abbastanza grandicella comunque la mappa. Qua abbiamo l'obiettivo della nostra missione. Qua possiamo vedere sia le missioni attive che abbiamo in questo momento, abbiamo solo due pronti per il viaggio e una disinfestazione. I progressi, penso che queste qui siano tutte le missioni del gioco, non lo so, comunque i progressi di completamento. Poi abbiamo tutti i collezionabili, quindi sono tutte le note che abbiamo trovato, per esempio la stagione della caccia abbiamo trovato sull'accampamento. Qua ci sono tutte le registrazioni, abbiamo dei documenti nero da scoprire, poi ci sono varie cose, vedi, tutte turismo, zone, erboristeria, le varie cose che prendiamo, per esempio noi abbiamo raccolto queste piante, vengono tutte segnate, tipo un Wikipedia del gioco, e ci sono tante piante, per esempio. Possiamo avere le abilità, come vi dicevo, sono tre slot di abilità, abbiamo praticamente le abilità da mischia, a distanza e sopravvivenza. E io ne ho vista una interessante da mischia per adesso, che metterei questa qui. Consente di riparare le armi da mischia con i rottami, dato che noi siamo full di rottami, abbiamo per esempio adesso la lama del tagliaerba che non è manco male, poterla riparare sarebbe meglio di perderla. Detto questo, direi di andare verso la missione primaria. Dobbiamo raggiungere quel punto lì a 410 metri perché dobbiamo ripristinare la torre per quel bastardo di Koblund, come cazzo si chiamava. Ci dirigiamo verso la missione. Nel frattempo, se troviamo qualche accampamento, qualche cosa da lottare, diciamo, io magari in vostra assenza lo faccio, magari voi ve lo taglio, ma io lotto il mondo. Vedo se trovo qualcosa di interessante qui. Oh, oh, Facciamolo bene. Andiamo, andiamo, andiamo. porca puttana, guarda che sono un fenomeno, vorrei dire. Ma attirano granate di questa tarda. Riparo, stronzo del... Cazzo. Ma quanti colpi ho? Ancora un caricatore e un colpo di riserva. Merda, sono quasi a secco. Oppure questo qui è un assalto. Però non ho colpi. Mi sembrano un po' eccessivi. Guarda, mi riprendo il mio perché comunque oltre a essere forte, queste M7, penso che se si può col tempo mettere un mirino, roba così, cioè oltre a diventarmi un fucile di precisione, è un'arma che mi spreca pochi colpi. Comunque la benzina, non devo dimenticarmi quella lì di portarla alla moto. Mi è sembrato di vedere qualcuno. Servono più a me. Munizioni fucile. È un altro qui. Perfetto. Questo era l'ultimo, diavolo. Quanta gente hai fatto incazzare? Stato fatto a pezzi. Ok, dovremmo esserci sistemato. Imparato tutto. Gettala! Ehi, puttanella! Se fosse carico sarei già morto stecchito, dico bene. Per favore, no. Io non sparo alle donne se posso evitarlo. Ed ora posso evitarlo? Non ho niente. Non so dove andare. Wow. Cristo santo. Allora, vediamo se c'è anche un bunker sotterraneo qui vicino. Altri rottami. I rottami sono utili per riparare armi e moto. Ah, vero. Ah. Però non mi dà la... Fatto che sia mezza distrutta la mia arma. Aspetta, fammi salire, secondo me qua c'è qualcosa di utilissimo.
Preferisco su YouTube. Magari siamo quattro gatti che lo stiamo guardando questo video, però siamo quattro gatti sarpagli. Ed è questo l'importanza, cazzo. Cose cominciano piano piano, raga. Un giorno saremo tanti. E voi che siete stati i primi potrete dire io c'ero quando eri una minchia. Ed esatto. Trovato. Chissà cosa troveremo. Però per giocare a difficile 2 è soprattutto la prima volta che giochiamo, non è che ce la stiamo cavando proprio male. Se però trovassi delle piante di cedro, potrei sfruttare la balestra. Nel frattempo mi sto accumulando la fiducia di Coppel. Obiettivo pronti per il viaggio 50%. Crea progetto. Cacciatore di accampamenti. Bloccato. Oh, crea progetto. Mazza Vediamo chiodati. istruzioni per fabbricare. Sì. I progetti appena ottenuti, quelli delle sono disponibili nel menu sopravvivenza. Presumo. E se Ehi, io ci vado sei? su. Cos'è? Non è niente, ma ho sentito dei rombi di motore provenire dalla montagna. Ho appena liberato la torre radio per Copland. Mi arrampico in cima, magari vedo La qualcosa torre di di lì. chiodi. Scusa, ma allora mi prendo la mazza. Se io faccio così, posso creare la mazza chiodata. No, tanta roba. Con i rottami e varie cose. Perfetto. Ah, e i Chiudo gli chiodi, occhi solo per sicuramente. un momento. Come armi che trovo così. Ma vaffanculo, devo risalire, ma porco del mondo. È vero, c'è qualcuno sulla montagna. Vedo il fumo del loro falò. Merda, non mi sbagliavo. Dove sono di preciso? Vado a cercarli. No, cazzo, Boozer, tu devi guarire al braccio, così potremo andarcene da qui. Penso io a loro. Al diavolo, è solo che Ah. stare chiuso qui inizia a darmi alla testa, Dick. Vedi solo di restare sveglio, nel caso arrivino lì. Chiudo. Perfetto, quindi presumo di dover riandare a esaminare, a Ci siamo quasi. controllare quel falò lì. Solo Andiamo avanti. a dare un'occhiata. Che è lontanino, Copland, qui St. John. Ho finito. La torre è eh. sicura La e il puttana dei ponte lupi, ragazzi. dimenticato Immaginate nella restare a foresta. piedi con i lupi. Ricevuto. Potrai non apprezzarla, St. John, ma Radio Free Oregon è l'ultimo baluardo tra noi e l'età della pietra. No, l'ultimo baluardo che ci separa dall'età della pietra sono 9 pasti completi. Prova a digiunare per 3 giorni. Nessuno è patriota a stomaco vuoto. Beh, amico mio, spero vivamente che tu abbia torto. Copland, chiudo. Copland, hai rotto Radio il Free cazzo. Oregon. Gesù, cosa ho fatto? Boozer, sei sveglio? Sto andando al campo che hai visto a nord della montagna. Sai dove stai andando? Lo scoprirò quando arrivo. Deacon, chiudo. Boozer, avevi ragione. Si sono nascosti lungo i binari. Una moto, c'è qualcuno. Ammazzali tutti, quei bastardi. Arrivano! Oh, Sì, l'idea cazzo. era quella. Passo e chiudo. Vieni fuori! Non si muove! Prendilo! Mi ha preso! L'ho ucciso! Ahia, cazzo. No, devo Merda! ricaricare. Ricarica! In casa è lento. Questo era l'ultimo. Wow! Ma che State cazzo gli ho tirato? lontani da Ah, me, il ti odierò Cristo. tubo bomba. Fumo sulla montagna. Attenzione, era questo l'accampamento. C'erano tutti gli indigeni bastardi. 2 di rottame. Raccogliamo munizioni come se non ci fosse un domani. Occupati di Alvarez, ok? Dick, significa molto per me. Mi occuperò io di lei, Boozer. Ora cerca di riposare. Chiudo. Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Qualcuno ricorda ancora i vecchi bassifondi? I poveri ammassati in strada, costretti a vivere in scatoloni perché non potevano permettersi un sogno. Ok. Perché abbiamo atteso la notte? Perché? Perché?
Ah, siamo nel cimitero di notte. Ok. Le storie collezionabili. Possiamo vedere quello che abbiamo raccolto. Qua, schizzo, vedi? Di una statua d'angelo. Quindi in questo cimitero, grazie allo schizzo di Leon, sappiamo quello che dobbiamo cercare. Perdonami, ma sembra quello. Avrebbe Quindi. Oh, che culo. Dai, che questi ci fanno fare i dardi. da che parte? Delle tracce. Forse in una di queste. Guarda qui come l'abbiamo visto. Decidere a chi consegnare. Io mando un elicottero. Boozer! Boozer, mi senti? Da non credere, ci ho appena Porca. visto un cazzo di elicottero! Un elicottero? Stai scherzando? Porca puttana, indicatore della resistenza, le armi. L'elicottero della Nero! È Cazzo, appena si è passato rotto. sopra, ignorandomi del tutto! Questo tempo salta fuori un elicottero dei federali dal nulla. Voglio seguirlo e soprattutto capire cosa diavolo stanno facendo. Ehi, Dick. Stai attento. Non avvicinarti troppo finché non avrai scoperto cosa hanno in mente. E non fare cazzate. Certo che no, non correrò a rischi. Ehi, aspetta, aspetta, stanno rallentando. A quanto pare si fermano. Il mio elicottero. E io che cazzo devo fare? Cioè, li devo... Qualcosa si... Allontanati Già, immediatamente boh. dall'area o apriamo il fuoco! Dove devo andare? Operativa 2000. Devo Dopo aver seguito un ascoltare. esteso gruppo in movimento di missioni tra 5 e 600 unità, abbiamo Credevo di aver sentito l'attivazione dei qualcosa. soggetti nella... a O'Brien. Cazzo, dove ero rimasta? Sì, abbiamo confermato l'iperazione O'Brien, dei quello che si è soggetti preso nella mia banda di moglie. High Desert, ora designata come sito 15. Le tracce sulla vegetazione, la presenza di impronte e vedi foto allegate, indicano che il sito è stato occupato per qualche tempo. Deve essere un posticino confortevole. Secondo il sensore di movimento installato dal tenente O'Brien, questa mattina sono entrati nella caverna 447 soggetti. Suggerisco di inviare una squadra dopo le 19.00 per valutare le condizioni all'interno della caverna. Nota per il dottor Anderson, la tua teoria secondo cui i soggetti sviluppano un Recespoglie è primitivo un buon stadio di nascondiglio. comportamento notturno appare sempre più fondata. Fine del rapporto. Non vuole entrare. Maledetto, Non hai Brian. sentito? Più di Non è 400 morto. soggetti. E non sono i Se classici Brian non è furiosi a morto in cui siamo quell'impatto qua abituati. fuori, Sono allo stadio 3. allora che fine Dormono ha tutti come fatto? bambini. Non è e comunque normale che chiediamo esserci per per loro. me, può essere. Io lì non ci metto piede. Questi soggetti non dormono, sono in ibernazione. Hai mai svegliato un orso in letargo? No. Hai mai svegliato un furioso ibernato? In realtà sì, ero uno dei superstiti alla miniera di White King. Dio santo. Uno ha scuoiato un mio amico sbucciandolo come una banana. Queste tute proteggono da molti pericoli, ma non da loro. Per la miseria, caporale. Gesù, io mi dispiace. Quella missione era una tragedia annunciata. E infatti, per questo è meglio restare fuori. Se bloccassi l'entrata della grotta, crede che potremmo almeno ridurli di numero? Non so, caporale. Ci sono diversi tunnel nei paraggi. Andiamocene da qui.
sigillare le caverne, certo, come se a qualcuno fregasse. Attenzione. Bello, bello. Cioè, O'Brien è quello che, cioè, ho deciso di non salire sull'elicottero all'inizio, all'inizio del gioco. Quindi, come vivo lui, caccia alla nero, obiettivo alla nero 10%, crea progetto sbloccato, dardo con residui. Residui di cosa? Tanta roba, dardo con residui. Dardo con residui inducono i nemici ad attaccare i loro simili. Interessante. Boozer, sei lì? Boozer, rispondi. Ehi, Dick, dimmi. Quando lasciamo Ferro, ricordi il tizio della Nero, il militare, quello che era, che prese Sara con sé? Aspetta, che stai... Aveva un tessello, come si chiamava? O'Brien, non hai fatto più parlarne... Porca puttana, come cazzo si selezionano le molotov? Ok, stavi dicendo? O'Brien, non hai fatto che parlarne per tutto il tragitto fino al Three Finger Jack. Ok, è ancora vivo. È vivo. Che stai dicendo? Eravamo lì, hai visto in che stato era ridotto il campo? No, quello lo so, ma ho sentito. Okay, oh cazzo. Aspetta, aspetta, alla zona d'atterraggio? Ma che... Lasciami finire, ho sentito che parlavano alla radio. Parlavano di un tale di nome O'Brien. Donami, brother, se non ti ascolto al tuo discorso, sono leggermente impegnato a liberare un nido. Va bene, consegniamo questa scatola e abbiamo finito. Oh cazzo! Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. No, Cope, i cimiteri sono pieni di furiosi, non di martiri. E... Oh porca puttana, raga! No, no, no. Che cazzo di situazione di merda. Prendi la moto. Oddio. Mamma mia, raga. No, non si può capire, raga. Cosa cazzo ho fatto? Episodio ci possiamo salutare qui, meno male qualcosina l'abbiamo fatta. Prossima missione andiamo a consegnare la taglia, quindi faremo un bel viaggetto di 1,7 km. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Un salutone da Spiegapo Bianco, ciao belle mie.